Buongiorno da BitBNews. Oggi, 12 marzo, è San Luigi Orione ed è la giornata mondiale contro la cybercensura, utilizzata prevalentemente dal governo per bloccare le comunicazioni e lo scambio di informazioni. Significato delle origini della giornata è quello di sostenere una rete unica, gratuita e accessibile a tutti. Istituita il 12 marzo 2010, le origini della giornata mondiale contro la cybercensura risalgono in realtà al 1985. Quell'anno il giornalista Robert Menard fonda infatti l'organizzazione Reporter senza frontiere con sede a Parigi, ma con vari poli in tutto il mondo. Significato dell'organizzazione è evitare che venga eliminato il diritto di esprimere la propria opinione. In questo modo si pone in contrapposizione alla cybercensura, ormai sempre più in aumento con l'avvento di Internet. Divenuto un potente mezzo di diffusione di notizie e idee, l'intento dei governi è cercare di creare un'unica opinione, costringendo tutti all'omologazione di pensiero. Sin dalle origini, ogni anno il 12 marzo, la giornata mondiale contro la cybercensura pone l'attenzione su quello che probabilmente è un problema sottovalutato. Sebbene la rete è vista come un territorio essenziale, la censura di Internet è una realtà sempre più presente. Significato della ricorrenza è che rende omaggio a tutti coloro che combattono quotidianamente contro questa difficoltà, rischiando gravi ripercussioni se non si può. Essa vuole inoltre ricordare quanto sia importante